conosciuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, spesso ci siamo chiesti questo rapporto particolare che aveva Padre Pio con i medici. C'è una lettera che ci suggerisce Maria Vinonska del 1916 e leggiamo: il Signore vuole che in ciò che concerne la salute noi seguiamo per quanto è possibile il consiglio dei medici. Fatelo e potete essere sicura che non vi sbaglierete. D'altronde anche la Sacra Scrittura dice che bisogna onorare il medico per amor di Dio. In certi casi a Padre Pio gli furono attribuiti dei miracoli nei quali i medici hanno messo la loro opera. Infatti Graziella, una giovanetta cieca dalla nascita, Padre Pio le diceva: fatti operare. La operarono e vide. Quanto amiamo meglio la semplice verità. La preghiera accompagna il bisturi ad un'operazione che poi riesce. Qual chirurgo credente rifiuterebbe le preghiere di un santo in simili momenti? Eh sì, ma aiutati, che Dio ti aiuta. Nessuno meno quietista di Padre Pio. Quante volte gli sottomettono casi simili? Il malato non ha che una probabilità, farsi operare, e l'operazione è difficile. I medici danno poca speranza. Che fare? La risposta è invariabile: fatevi operare, io pregherò. Non c'è da meravigliarsi quindi se Padre Pio ha tanti cari amici proprio nell'ambiente medico. Col suo parlare franco, una sola volta ed in un caso ben determinato, si è lasciato sfuggire una battuta appropriata alla situazione. Soprattutto non lo dire al tuo medico, disse ad una donna improvvisamente guarita, potrebbe procurarti una ricaduta. Su una sola cosa Padre Pio fu irremovibile: quando si trattava di sacrificare il bambino, la possibilità di averne. I suoi più bei miracoli sono stati in favore della maternità. Ricordiamo la commovente storia di Giovannino, quella della signora Abresch, racconta Maria Vinonska, che ha già raccontato in queste pagine, alla quale egli proibì formalmente l'operazione. Niente ferri, niente ferri. Quale medico credente dovrebbe biasimarlo perché ricorda che c'è qualcuno più grande dei medici? Gli increduli o i miscredenti non hanno che da osservare, come San Tommaso, i segni. Quando la medicina è a corto di risorse, la celeste concorrenza, pensa Padre Pio, può entrare in gioco. E allora, soprattutto che egli domanda ed ottiene sorprendenti guarigioni. Ad esempio anche lo stesso Alberto Del Fante ha raccolto una serie di casi accuratamente esposti da certificazioni mediche. Un archivio di documentazioni improvvisato da un uomo di cuore sarà un giorno di grande aiuto proprio per la storia di Padre Pio. I documenti che egli ci offre sono tanto più preziosi in quanto la maggior parte dei firmatari vivono ancora. Siamo negli anni 50 quando scrive questo libro. E quindi è estremamente facile verificare l'autenticità della loro deposizione. Se dal punto di vista medico non tutti questi casi sono ugualmente interessanti, ce n'è un certo numero che può gareggiare con le più belle guarigioni di Lourdes. Alla buon'ora, direbbe Padre Pio, non è la stessa Madonna che li opera. Bisogna soltanto che le si offra l'occasione, disponendosi così a ricevere la grazia come un frutto del suo grande amore, scrive Maria. Un inventario dei miracoli che non deve farci dimenticare che è stato proprio Padre Pio che li ha strappati con forza di preghiere e di sofferenze. Intanto, scrive Maria, molti hanno detto e ripetuto a San Giovanni Rotondo che molti miracolati custodiscono ancora il loro segreto, e ciò per diverse ragioni, più o meno plausibili. Alcuni ci tengono a serbare l'anonimato, altri, diciamolo pure, per rispetto umano. Padre Pio purtroppo continua ad avere troppi avversari, scriveva Maria nel 1956, cosicché tante anime bisognose si sono recate e si recano da lui, come Nicodemo nell'oscurità della notte, per timore di compromettersi. Nell'orditura della vita di Padre Pio non cessiamo di ritrovare il Vangelo.